Grazie a tutti per la vostra presenza a un evento che per noi è davvero molto molto importante. Ringrazio anche l'assessore Marani, grazie per essere qui, veramente significativa anche la presenza del comune oggi. Evento, dicevo, per noi molto importante. Lascio il compito, l'onore di presentarlo al nostro presidente Tommaso Ghirardi, affiancato dall'amministratore delegato di NLGT, dottor Roberto Giuli. Prego, presidente. Allora, innanzitutto un buongiorno, grazie di essere venuti. Scusate se avevo avuto qualche problema su confermare la conferenza stampa, ma purtroppo si vede che ogni tanto lavoro anch'io e perciò avevo dovuto, era stato spostato un appuntamento che poi mi era stato rifissato e che poi ho rispostato, perciò scusate se ho creato qualche problema sull'orario. Devo dire che erano anni che aspettavo l'occasione di poter fare una conferenza stampa come quella di oggi, perché qua questa conferenza rappresenta il frutto di tanto lavoro, di tanto impegno e voglio dire anche dell'immagine che abbiamo potuto dare a questa società in questi anni, che abbiamo potuto rilanciare, che abbiamo potuto di nuovo farla diventare una realtà ambita nel panorama italiano, nel panorama europeo e grazie a Dio anche con dei risultati sportivi di un certo rilievo. È chiaro che veniamo da un weekend un pochino pesante per quel che riguarda l'attività sportiva, perché siamo rimasti sicuramente un po' feriti dalla sconfitta di domenica, però continueremo a lottare e poi magari affronteremo in una seconda parte questo argomento. Quello che voglio presentare oggi è un accordo commerciale pluriennale che la nostra società, il Parmacalcio, ha siglato nei giorni scorsi con NLGT Group, qui rappresentata dall'amministratore delegato Roberto Giuli. Devo dire che, ripeto, sono molto soddisfatto perché per chi mi segue da anni e chissà quali sono le logiche con cui io conduco il club, è quello di cercare di dare sempre di più risorse a questo club, di farlo diventare sempre più grande, di farlo diventare sempre più importante nel panorama italiano non solo. Perciò questo accordo commerciale prevede diverse iniziative che non spiegheremo tutte oggi, ma che spiegheremo nel corso del tempo, man mano si manifesteranno i periodi giusti. Ma sono degli accordi commerciali che porteranno nelle nostre casse nei prossimi 10 anni 25 milioni di euro. E credo che oggi poter parlare di queste cifre nel panorama italiano, con dei partner italiani, sia qualcosa di molto raro. Io non nascondo che mi ispiro anche ai grandi club, ho seguito attentamente quelle che sono state le politiche commerciali dei grandi club che hanno cercato partner in Asia, in Arabia Saudita, in Oriente, e perciò anch'io nel mio piccolo ho voluto guardarmi intorno per poter trovare appunto dei partner che potessero garantire queste risorse a un club come il Parma. E appunto devo dire che questa società che ho qui vicino, che ha come appunto come core business la vendita di gas e di energia, può essere tenuta per me come un, come posso dire, un azionariato di servizio pubblico, se così si può dire, perché il mio sogno era quello di avere un azionariato popolare, però purtroppo oggi in Italia non è possibile ottenere questo, le normative non lo prevedono. Però credo che con questa partnership, con questa collaborazione, si possa far partecipare i tifosi, le istituzioni, il mondo imprenditoriale a far crescere questo club, appunto sfruttando quello che è il core business della NLGT. Voglio addirittura aggiungere una cosa che mi dà ancor più orgoglio, perché negli ultimi giorni, proprio non più tardi 4-5 giorni fa, il dottor Giuli mi ha manifestato la volontà di entrare addirittura nel capitale del Parmacalcio, e questo, ripeto, fino a 5-6 giorni fa non rientrava in questo accordo che abbiamo siglato a livello commerciale. Ma è stata una sorpresa per me, perché sentire oggi degli imprenditori che vogliono mettere del denaro all'interno di una squadra di calcio è molto, molto, molto raro.
ma a differenza, diciamo, delle altre operazioni economico-finanziarie che abbiamo fatto, quella di questa volta si distingue perché il Parma Calcio, che fino a pochi giorni fa era controllato al 100% da eventi sportivi, avrà appunto un secondo socio che sarà Energy T, che entra direttamente nel capitale del Parma Calcio, perché giustamente queste risorse che eventi sportivi ha introitato nel prossimo CDA verranno immediatamente girate a capitale sociale nel club, per rafforzare ancora di più il patrimonio del nostro club e per far capire che questa è completamente un'operazione di, diciamo così, di rafforzamento, di finanziamento, chiamatelo come volete, del Parma Calcio e non assolutamente dei soci che ne controllano le azioni. Credo di essermi spiegato abbastanza bene, magari potremo entrare nei dettagli dopo. Io avrei piacere che magari il dottor Giuli dica due parole e poi magari vedere un attimino il filmato di quel che è Energy T. Grazie al Presidente di questa presentazione, che penso sia stata più che esaudiente. Noi siamo entrati inizialmente con un accordo commerciale con il Parma, grazie ai rapporti personali di amicizia col Presidente Tommaso Gherardi, col direttore generale Pietro Lonardi, i quali ci hanno portato a avvicinarci a questa realtà. Successivamente, avendo avuto modo di verificare sia la correttezza, la trasparenza dei bilanci, il management della società, che ha tenuto fede a del rigore, soprattutto nella compravendita dei calciatori, alla grande professionalità che c'è all'interno del management di questa società, abbiamo deciso, il Presidente ha condiviso e a me ha fatto enormemente piacere, che il nostro gruppo entrasse nell'azionariato del Parma Calcio. E in questo modo, proprio pochi giorni fa, abbiamo effettivamente consacrato questo con la cessione di una quota parte del 10% del Parma Calcio alla Energy T Group, che io qui rappresento. Oltre a questo, noi pensiamo, insieme col Presidente e col Management, di, come ha detto il Presidente, in successivi incontri, poi probabilmente saremo più in dettaglio a spiegare, di creare un rafforzamento di questa società e comunque di portare un contributo a questo club, affinché insieme possiamo fare un percorso. Anche se il Presidente ha notato che gli ultimi weekend non sono stati sicuramente molto significativi, ma sicuramente il percorso da fare è ancora abbastanza lungo, noi ci crediamo, e questo, l'ingresso nostro nel club, è soltanto che il discorso di voler strutturare un rapporto che non sia temporaneo, anche se a medio e lungo termine, ma un rapporto duraturo nel tempo, insieme con il Presidente Ghirardi e il management e tutta la città di Parma. Ora, io penso di aver detto tutto, sicuramente ci saranno dei prossimi incontri, sicuramente il Presidente organizzerà, ai quali potremo spiegare iniziative che sono in corso di sviluppo e di realizzazione, di concerto con il Presidente, il management, il direttore generale Pietro Lonardi, che voglio ringraziare a nome mio e della mia società, insomma. E penso anche a parte del Presidente. Grazie dottor Giuli. Presidente, se dottor Giuli, se siete d'accordo, prima di magari mettervi a disposizione dei colleghi, oppure aggiungere altro, quello che avete appena detto, per far gustare meglio quello che sarà e quello che vorremmo sviluppare insieme, vorremmo mostrare a tutti un video preparato proprio con lo staff di Energy T, a cui vanno anche i ringraziamenti in questa occasione.
ovviamente adesso Presidente, se lei ha qualcosa da dire, poi io cedo la parola ai colleghi per le loro domande. No, ripeto, io sono molto orgoglioso, devo ringraziare Roberto e tutti i suoi collaboratori, tutto lo staff di RGT, perché credo che abbiamo realizzato qualcosa di importante. Voglio che da questa conferenza stampa esca il vero risultato di questo accordo, e ripeto, lo dico ancora, un plafond di 25 milioni che entreranno nelle casse del Farmacalcio nei prossimi 10 anni, grazie appunto all'investimento di questo gruppo importante rappresentato qui da Roberto. Tante iniziative che potranno far contribuire, come ripeto ancora, ai tifosi, alle istituzioni, al mondo dell'industria, un contributo per il Parmacalcio, grazie appunto sempre a NGT, e perciò credo che questo periodo particolarmente strano per l'economia mondiale e italiana sia un successo straordinario. Perciò questi sono i punti salienti e sono a disposizione se ci fosse qualche chiarimento o qualche domanda da farmi. Ecco, io adesso cedo il microfono a voi, vi chiedo una gentilezza soprattutto nei confronti dei nostri ospiti, 9 partner NGT, di dire nome e cognome e anche la testata, affinché vi possano conoscere come vi conosciamo noi. Buongiorno, sono Alessandra Giardini di Stadio Corriere dello Sport. Tommaso, ti abbiamo visto esultare per dei gol, suppongo, in quel filmato. Ecco, io giro subito tutto quello che è stato detto nei termini che ci interessano di più e che interessano di più ai tifosi, non sottovalutando i 25 milioni e tutto il resto. L'obiettivo del Parma a questo punto, dopo quei weekend a cui facevi riferimento tu, cambia o proprio per quello che ci fate vedere oggi continua ad essere, e a maggior ragione, un obiettivo europeo, un traguardo europeo? Ma guarda, devo dire che sono un po' amareggiato a parlare di questo oggi, perché ho sentito anche alcuni commenti molto, molto pesanti, a mio avviso, molto stupidi, su qualcuno che ha voluto pensare che il Parma non vuole andare in Europa League, o questo calo di concentrazione è stato dato dal fatto che di una non volontà di andare in Europa League. Da qui mi viene un senso di rabbia pesante, forte, che non volevo manifestare con l'amico Roberto oggi, perché deve essere un'occasione di festa, ma tu, Alessandra, sei troppo attenta per non farmi una domanda così precisa, e perciò ti devo rispondere. Andare in Europa è il mio sogno, il sogno di quando io ho cominciato a far calcio e da quando io ho comprato il Parma, perché io il Parma l'ho visto da ragazzino più in Europa che non in campionato, e perciò se non fosse il mio sogno quello di riportarlo in Europa, non so quale può essere il motivo per cui un imprenditore viene in una città che non è sua, viene a spendere una montagna di soldi, fa di tutto per cercare di ottimizzare il club che ama e cerca dei partner convincendoli a investire in questo progetto. Mi sembra follia, cioè, ripeto, io avevo anche in mente di fare delle dichiarazioni diverse, voglio essere sincero, perché sai, qui dopo mi tirerà le orecchie Leonardi, Donadoni, però siamo arrivati quinti in classifica, abbiamo avuto 2 espulsioni nelle 2 partite successive, un rigore molto dubbio nell'ultima partita, io mi ero sforzato di non lamentarmi, però purtroppo o sono cieco o orbo, o se no devo parlare di quello che vedo. Noi ce la metteremo tutta, lotteremo fino alla fine per cercare di raggiungere l'Europa, e credo che questa squadra vada ringraziata a prescindere, perché sta facendo delle cose eccezionali. Questi investimenti che NGT farà nella nostra società saranno mirati a far crescere ancora la nostra squadra, la nostra competitività. Chiaramente, non, come sempre, non faremo una politica folle, non faremo follie sul mercato e non faremo follie a prescindere, però è chiaro che con questo piano di investimenti e con la solidità che noi ogni anno ritroviamo e miglioriamo, ci fa essere fiduciosi per il futuro, e perciò sogniamo, sempre sogniamo, e lo sottolineo, di poter fare tutte le prossime stagioni come quella di quest'anno,
e ciò vorrebbe dire essere tre giornate dalla fine ed avere degli obiettivi importanti. Dopodiché, se non saremo così bravi, ci accontenteremo di quello che ci darà il campionato. Però, ripeto, io credo che noi abbiamo una squadra all'altezza, abbiamo un settore giovanile che sta ogni anno migliorando sempre di più, e qui vanno i complimenti a Francesco Palmieri, e perciò credo che il futuro sia roseo, e questi tipi di accordi credo che vengano fatti col Parma, perché il Parma oggi, non dovrei essere io a dirlo, ma credo che sia una delle società più attive, più moderne e più all'avanguardia del panorama italiano, perché se non fosse così non capirei perché chi mi sta seduto vicino i suoi soldi non li vada a investire in altri posti. Mi ricollego a questo. Tu hai parlato anche di un momento particolare dell'economia, e tutti ne siamo consapevoli. È anche un momento particolare per il calcio. Sono freschine le dichiarazioni del presidente del CONI Malagò, che ha detto che è un campionato di basso livello. Tu che cosa pensi di questo? E vorrei sapere anche cosa ne pensano i nuovi investitori, perché è strano un investimento del genere in un momento in cui il calcio italiano non è che goda di grandissima popolarità, parlo proprio a livello tecnico. Ma Giovanni Malagò, mio caro amico, e sono orgoglioso di questo, perciò farò fatica a dargli contro a quello che lui ha pronosticato o ha visto. Diciamo che è abbastanza normale che a 3-4 anni da una crisi economica come mai negli ultimi 50 anni, tutto quello che è superfluo, e nessuno me ne voglia se considero il calcio superfluo, però abbia un calo della qualità. È chiaro che nei momenti di crisi ogni famiglia pensa a sfamare i propri figli, pensa ai generi primari di necessità, e perciò è chiaro che anche un imprenditore, un investitore, un finanziatore o un appassionato di calcio debba magari rivedere quelli che sono i suoi piani investimenti per tutelare magari le sue aziende o quelle che sono appunto le attività primarie della sua famiglia. Perciò sicuramente, se parliamo del calcio oggi rispetto a 5-6 anni fa, sicuramente il livello un pochino è calato, ma è calato dalla testa ai piedi, perciò vuol dire che sono calate le top squadre come sono calate le squadre medie e le squadre piccole. Credo che questo sia il riflesso di quello che è successo nell'economia europea, e credo che sia quello che è successo in tutti gli sport. Non mi risulta che in qualsiasi altro sport oggi l'Italia sia più forte o qualitativamente migliore a 5-6 anni fa. Volevo rispondere io. Per quanto riguarda noi, certamente speriamo che questo sia l'auspicio per far sì che, intanto, cominciando dal Parma, si possa riportare il calcio italiano a dei livelli significativi, come lei faceva sottolineare. Secondo luogo, parlo da imprenditore. Certamente, come imprenditore, se ho portato la mia azienda a investire nel Parma, perché principalmente ho rapporto personale qui con Tommaso Ghirardi, con il management, ho avuto modo di apprezzare il management, altrimenti i club mi sembra che sono qualcuno di più dei primi 5 o 6, per cui ce ne sarebbero stati diversi a investire. Probabilmente anche il calo, diciamo, del calcio, visto dal mio punto di vista, è anche forse dovuto ad alcuni presidenti che non sono tutti uguale qui a Ghirardi, e i direttori generali non sono tutti uguali qui a Pietro Leonardi. Probabilmente anche questo ha fatto sì che oggi il calcio italiano è a questo stallo. Per cui questo è il motivo perché oggi sono a Parma e non sono in un'altra città o a stringere accordi con un altro club, e per il quale con questo club non ho stretto soltanto un accordo commerciale, ma ho stretto un accordo duraturo nel tempo a sostegno di questo club, perché credo in questo club e credo nel management di questo club. Essendo comunque rappresentante di un gruppo imprenditoriale, è chiaro che queste valutazioni, indipendentemente dal rapporto personale, sono state fatte sicuramente a monte. Buonasera, mi chiamo Paolo Pacciani, sono della Gazzetta di Parma. Mi faccio voce del tifoso comune e le chiedo, A me? Sì.
La domanda spontanea che si fa al tifoso è: chi è Energy Group, cosa fa e cosa vuole fare con il Parma? Vabbè, allora, Energy Group è una holding mista industriale e finanziaria. Scusa, con i soldi che ha speso a fare il video gli fai ancora la domanda? No, lei ha ragione, ma il video è molto rappresentativo, ma poi spiega poco e molti vogliono conoscere sotto a tutte quelle sigle che cosa ci sia e che cosa questo gruppo fa. Questo è un gruppo attivo nel settore energetico, nella vendita del gas naturale e energia elettrica, presente oggi in tre stati, Italia, Svizzera e Francia. Principalmente è nato in Italia e in Italia è un gruppo che consolida fiscalmente e civilmente ed è un gruppo industriale nel segmento energetico. Cosa pensa? Pensa di portare un apporto sicuramente per contributo economico a sostegno del Parma. Logicamente nella provincia di Parma il gruppo è già in parte attivo nel suo core business, certamente vorrebbe dedicare in particolar modo al tifoso del Parma alcune promozioni che stiamo condividendo con il management del Parma Calcio, affinché questo sia un beneficio per il tifoso come cittadino utente finale nel segmento energetico e sia come un ulteriore contributo per il Parma Calcio. Ecco, questo è il nostro obiettivo che ci siamo prefissati. Poi sicuramente a breve insieme con il management del Parma verranno esplicitati i dettagli di quello che stiamo pensando e che speriamo sia accolto con soddisfazione anche ed entusiasmo anche dal tifoso. Ecco. Michele Angella, Teleducato, buongiorno, ho ancora una domanda per lei, dottor Giuli. Sì. Le chiedo se in parte lei lo ha già anticipato, al di là del calcio c'è anche un interesse su progetti in città e penso anche ad esempio allo stadio, progetto legato, ci sono molti stati che hanno puntato sulle energie rinnovabili, mi chiedo se siete interessati anche a questo. Beh, certo, noi siamo sicuramente interessati a questo. Questo è uno dei tanti progetti che comunque non dipendono soltanto da noi e dal Parma Calcio, ma dipendono anche dall'amministrazione comunale. Sicuramente ne siamo interessati e vorremmo sicuramente in tutta questa fase anche lo stadio Tardini di Parma renderlo con un'efficienza energetica e comunque cercare di dare un'ospitalità migliore anche noi investendo. Questi sono tutti progetti che sono in itinere, che sicuramente speriamo anche con la collaborazione qui del presidente, dell'amico Tommaso, presidente del Parma Calcio, di Pietro Leonardi, amico e direttore generale del Parma Calcio, di poter realizzare a breve, grazie anche sperando alla collaborazione dell'amministrazione comunale. Se questo avviene, noi siamo comunque disposti, anzi è nostra intenzione, arrivare anche allo stadio Tardini di Parma. E buongiorno, mi chiamo Gabriele Maio, stadiotardini.it. Volevo chiederle questo: nel filmato abbiamo visto alcune sedi italiane e alcune sedi internazionali. Vabbè, mi ha colpito Verona perché è un po' concorrente del Parma per il discorso Europa League. Ci potrà essere un'apertura sul territorio di Parma, anche di una vostra sede potrà essere aggiunta in prospettiva? C'è un'apertura di questo tipo? E per completare la domanda del collega prima, indipendentemente dal calcio, dallo stadio, c'è qualche ulteriore interesse proprio anche sulla città, lasciando perdere il discorso calcio, stadio, eccetera, eccetera? Allora, innanzitutto mi sta facendo tutte domande che mi prevedono quello che poi avremo comunicato a breve, perché l'apertura di una sede su Parma, siamo nella cerca di una location che soddisfi i nostri standing aziendali e che deve essere una location operativa, per cui questa è una cosa che a breve abbiamo già incaricato alcune agenzie di ricercarci e stiamo valutando.
Indipendentemente dal calcio, è chiaro che sulla città di Parma stiamo portando avanti delle iniziative nel nostro settore, per cui nella vendita di gas naturale e energia elettrica, cercando di proporre iniziative commerciali che possono essere per l'utente finale più convenienti in termini economici. E per quanto riguarda i servizi dedicati, visto che sono uno standing a cui siamo molto attenti in azienda, di poterli dare con la massima soddisfazione del cliente, per cui questi sono progetti già in itinere che si stanno piano piano concretizzando, speriamo a breve. Io non voglio dare un lasso di tempo, ma se dovessi dire, credo che almeno già l'individuazione della sede potrebbe essere completata entro giugno di quest'anno. Approfitto per una domanda anche al Presidente Ghirardi. Mi ha colpito diciamo così, questa differenza, no, nell'ingresso nel capitale sociale direttamente nel Parma FC da parte del nuovo socio, anziché nella compagine societaria che ha controllato da quando lei è arrivato il Parma. Si può entrare esattamente bene nei dettagli di questa differenza, cosa può significare, cosa comporta? No, facciamo un piccolo excursus veloce così portiamo ordine. Quando io ho comprato, o meglio, sono arrivato a Parma, avevo costituito una Newco insieme a Medeghini, il quale noi avevamo il 40% per uno e il 20% era di Banca Monte Parma. Di seguito Medeghini ha dovuto uscire, io ho rilevato il 30% da Medeghini e sono andato al 70% della società eventi sportivi. Il 30% era rimasto 20% a Banca Monte Parma e 10% ad alcuni amici noti. Il dottor Penocchio è uno di questi che poi ci ha abbandonato per intraprendere l'avventura del Padova. Con mio malgrado le vicissitudini di Banca Monte Parma, la Banca Monte Parma è calata pressoché al 4% perché non ha mai sostenuto gli aumenti di capitale per le disavventure che ha appunto perseguito. Sono entrati al loro posto Volpi e Rossi e Marco Ferrari, come ben sapete, e perciò oggi l'azionariato è rimasto da parte mia sempre invariato da quando ho rilevato le quote di Medeghini, e perciò detengo la quota del 70% dagli eventi sportivi e il 30% è in mano agli amici Rossi, Volpi, Ferrari è una piccola quota di Banca Monte che ne detiene ancora. Questa società deteneva il 100% fino a qualche giorno fa del Parma Calcio. Abbiamo deciso con il dottor Giuri l'ingresso direttamente nel Parma Calcio perché le risorse che gli eventi sportivi ha incassato di questa cessione sono state completamente girate sotto forma di aumento capitale nel Parma FC. Perciò tutti i soldi che e la NGT ha versato per l'acquisto delle quote sono stati messi a capitale della società Parma Calcio. Questo per chiarire, per sottolineare la volontà, uno, di Parma FC di crescere, di continuare a investire, due, dei soci storici di Parma FC di non arricchirsi con le quote del Parma, ma anzi metterle a disposizione per arricchire il club, e tre, per esigenze di NGT che voleva essere certo che questi soldi fossero venuti spesi per le necessità del Parma Calcio, per la crescita del progetto Parma Calcio, per garantire appunto ai propri tifosi e sostenitori un futuro sempre migliore. Non ho capito una cosa. Non siete abituati con l'economia. Andrea Schianchi, Gazzetta dello Sport. Non capisco praticamente nulla, ho già delle difficoltà a compilare un assegno. E adesso com'è il capitale? Quindi 70%... L'eventi sportivi controlla il 90% del Parma Calcio, okay. E l'Energy T il 10%. Ok, grazie. E io le stesse quote da quando ho rilevato le quote di Medeghini nel 2005 o 2006, adesso non ricordo. Completo, Marco Alestrazzi, TV Parma. Completo la domanda del collega. Questa situazione comporta l'uscita di qualcuno dal CDA, tipo Marco Ferrari Rolli? No. Il CDA verrà arricchito della presenza di Roberto e probabilmente di un altro suo collaboratore, perché non abbiamo ancora parlato. Il CDA del Parma Calcio perciò non subisce variazioni da quello che è in essere e viene aggiunto della presenza di Roberto Giuli
e probabilmente di un'altra persona. Un'altra cosa che invece sull'altro fronte, prima non ho capito, è più deluso dalle prestazioni della squadra nelle ultime giornate o dalle prestazioni degli arbitri? No, sono deluso delle dichiarazioni che ho sentito in TV, soprattutto nell'ambiente parmigiano, dove è aleggiata la voce che noi staremmo facendo di tutto o non ci staremmo impegnando al 100% per raggiungere la Coppa UEFA. Chi alimenta queste voci si deve vergognare di essere un tifoso del Parma o di essere un parmigiano. Dopodiché le ultime due prestazioni sono state due prestazioni dove la squadra avrebbe potuto fare decisamente di più, però purtroppo il campionato è lungo e anche dei momenti di calo possono esserci, e ho constatato, senza fare grandi polemiche, che nelle ultime due partite abbiamo fatto un tempo in 10 uomini e abbiamo avuto un rigore dubbio. Basta. Colgo l'occasione però per ringraziare l'assessore allo sport del Comune di Parma, che è sempre presente ed è molto attento alle vicissitudini del Parma, perciò Giovanni, scusa, non ti ero ancora ringraziato della presenza. Altre domande? Allora io colgo nuovamente l'occasione per ringraziare Energy T, che oggi è qua presente, oltre che con il c'è l'Alessandro. C'è Alessandro, sicura, non ti avevo visto. Facciamo arrivare il microfono. Grazie. Sì, ancora dottor Giuli, volevo chiedere, nel filmato si sono viste diverse immagini di altri sport. Sì. Ricordo la Erani, un altro. A uno dobbiamo proprio cancellarlo, direi. C'era una squadretta che... C'è stato un po' di brusio perché ho visto delle righe. C'era una squadretta con delle righe che qui non sono molto amate. Allora volevo chiedere qual è la vostra esperienza precedente o anche attuale in altri sport, perché non so. Allora, devo dirle. Innanzitutto, come faceva notare il Presidente, quello purtroppo il passato non si può cancellare, perché il passato di ognuno di noi rimane. Si poteva cancellare sicuramente il presente, ma probabilmente il mio direttore della comunicazione, che è qui seduto in prima fila, ha pensato che era meglio tenerlo. Per quanto riguarda, lasciando stare questo... Chi? No, non ha se non lo sa, glielo dico. Prima gli ho fatto i complimenti, così mi ha attaccato subito. Io non sapevo di avere... comunque un presidente che nascosto avesse questo fascino per questo club, il quale abbiamo lasciato, di questo non vorrei commentare, ma vorrei parlare del resto degli altri sport cioè, che sponsorizziamo. Con la Ducati siamo nel MotoGP, quello delle Rani è stato una sponsorizzazione spot in occasione di questo incontro, e siamo oggi presenti e abbiamo scelto questa linea di rimanere nel calcio, e come ho detto prima ci siamo legati soprattutto non tanto dal contratto commerciale, ma quanto dal nostro ingresso nel capitale con il Parma. Sosterremo e continueremo a sostenere il Parma. Per quanto riguarda gli altri sport, siamo rimasti nel MotoGP con il team Pramac, e dopodiché tutte le altre iniziative non sono nello sport, ma sono iniziative che facciamo personalmente, etiche nostre, e che sono nel sociale e che non intendo voler pubblicizzare, non sono, ce n'era soltanto un tracciato che ho visto il filmato, ma che non riteniamo di pubblicizzare perché fanno parte della nostra etica personale e professionale, che lo facciamo perché lo sentiamo noi di fare, e ne facciamo diverse, però non voglio qui pubblicizzarle perché non piace fare questo. Ecco.